chiamo Arthur. Sono a casa della nonna per il mio 10° compleanno e per le vacanze. Ma le cose non vanno bene. Davido, un terribile imprenditore senza cuore, vuole sfrattare la nonna, prenderle la casa e il giardino, abbattere tutto e costruire palazzi di cemento. Dice che il nonno dovrebbe firmare un nuovo contratto d'affitto e dargli un mucchio di soldi entro 48 ore, altrimenti diventa tutto suo. Il problema è che mio nonno è scomparso ormai da 4 anni e la nonna non ha più un soldo. Però io non starò con le mani in mano ad aspettare che quell'avvoltoio si prenda la casa. La nonna mi ha parlato di minuscoli individui, i mini-mei. Sono strane creature che il nonno aveva cercato di incontrare. Mi ha anche parlato del tesoro che i guerrieri Bogomat Assalai donarono al nonno in uno dei suoi viaggi in Africa. Il nonno nascose il tesoro nel giardino, ma lo fece così bene che non lo ritrovò più. Beh, io ritroverò il tesoro, così potremo pagare Davido e tenerci la casa e il giardino. Mio caro Arthur, sapevo di poter contare su di te nella soluzione di questo problema. Se stai leggendo queste righe, potrei essere già morto. Ecco perché sta a te portare a termine la missione da solo. Se accetti, ovviamente. Accetto, nonno. No! Ora, giovane Arthur, devi trovare i nostri fratelli, i Mini-Mei. No! No, no! Benvenuto nel mondo dei Mini-Mei. Ti sentirai un po' strano, ma non ti preoccupare. Hai solo bisogno di un bel ripasso. Ascolta attentamente. Per muoverti, usa i comandi direzionali principali. Seguimi, vedrai, è facilissimo. Ecco fatto, bel lavoro! E puoi usare i comandi direzionali secondari per controllare la visuale. Così ti puoi guardare attorno. Avanti! Prova a mantenere la visuale sulle due sfere incandescenti. Forza, seguimi, di qua! A destra! Presto! Premi una volta il tasto salto. Avanti, salta, vieni con me, non è poi così alto. Bene! Ma sai come fare un doppio salto? Hop, hop, così, vedi? È facilissimo! Basta premere due volte il tasto salto. Prova tu! Molto bene! Fai un altro doppio salto, questa volta però fallo mentre corri. Aspetta un po' prima di premere il tasto salto per la seconda volta. Prova a seguire questo ritmo. Quando dirò uno, salta. Quando dirò due, salta di nuovo. Presta attenzione, sei pronto? Uno e due! Accipicchia! Non importa, rialzati, ce la puoi fare! Non male, ma puoi fare di meglio. Non dimenticare, per fare un bel salto doppio, prendi il tempo giusto, salterai molto più lontano. Prova un terzo e ultimo doppio salto. Fai molta attenzione. Qui sotto c'è un burrone molto, molto profondo. Se cadi giù, l'avventura sarà finita. Avanti, tocca a te. Vedi quella porta? Vedi la lastra di pietra? Monta sulla lastra e la porta si aprirà. Scoprirai, Arthur, che una lastra può attivare molti oggetti. Per attivare correttamente una lastra, restaci sopra per qualche secondo. Ecco fatto!
la porta è aperta! Seguimi, per di qua! Oh, sembrano palloni da calcio! Che cosa? Palloni! Quelle non sono palle, sono sfere di polline! Quando le tocchi, si ritraggono e dopo un po', puff, scompaiono! Questo strano oggetto è una leva con un contrappeso. Come le lastre, può essere usato per attivare molte cose. Vai avanti, appenditi alla leva finché si aprirà una porta lì dietro. Stai fermo sotto la leva orizzontale, dove vedi un cerchio bianco disegnato a terra, e premi il tasto salto per saltare e aggrapparti. È un buon meccanismo, ma dato che i minimei sono leggeri, il contrappeso ci mette un po' ad alzarsi e attivarsi. Se premi il tasto azione più volte, il contrappeso si alzerà più velocemente. Non avertene a male, ma quando sei appeso là così, sembri proprio un muff muff. Forza, da questa parte! Arthur, sono qui! No, Arthur, non di là! Torna indietro al filo d'erba e prendi la destra. Sono due lastre di pietra, perché? Ti chiedi perché? Ah, servono per aprire la porta, no? Ma una non basta. Non sempre. A volte bisogna attivare 3 o 4 lastre insieme per aprire una porta. A volte ci sono anche lastre nascoste. Dovrai trovarle tutte e non sempre è così facile. Avanti, monta su una delle lastre e io monterò sull'altra. Là, avanti così! Altro polline! Puoi dare un calcio al polline premendo il tasto azione o il tasto azione speciale. Bel calcio! Seguimi, per di qua! Ero sicuro fosse di qua! Quel masso enorme, devi riuscire a spostarlo per poter proseguire. È facile. Mentre sei davanti al masso, tieni premuto il tasto azione. Quindi spingilo premendo in una direzione, come quando cammini. E visto che 2 minimei sono più forti di 1, ti aiuterò anch'io. Non dimenticare di tener premuto il tasto azione. Forza, lascialo andare ora! Rilascia il tasto azione! Dobbiamo raggiungere quella leva lassù. Forza, seguimi, ti faccio vedere. Ecco le lastre color arancione, sono lastre speciali. Devi starci sopra per tenere aperta una porta. Ci sono 2 lastre. Assieme possiamo tenere aperta la porta, ma poi come faremo ad entrare? Ho trovato! Arthur, prendi quel masso e mettilo sopra la lastra al tuo posto. Così potrai entrare nella porta e andare a prendere l'altro masso. Ok. Per afferrare il masso, tieni premuto il tasto azione mentre ce l'hai davanti. Possiamo entrare! Prendi il secondo masso lassù e spingilo giù! Una mossa, Arthur! Bene, spingi il masso e fallo rotolare giù!
ultimo passo. Devi impilare i massi e salirci su per raggiungere la leva. Hai notato quei due segnali? Stanno a indicare che devi impilare i due massi in questo punto. Puoi portare un masso sul primo segnale, per favore? Vai a prendere l'altro masso. Lo alzeremo assieme sopra l'altro. Sopra il masso significa che puoi alzarlo e impilarlo sull'altro. Per alzarlo premi più volte il tasto azione. Continua così, vengo ad aiutarti. Ottimo Arthur, congratulazioni, presto afferra la leva. Dobbiamo muoverci adesso, seguimi! Il consiglio ci sta aspettando! Ehi, che strano simbolo! Che sarà? È una runa dei Minimei! Fantastico! Sai che solo gli eroi possono risvegliarne il potere? Ehi, perché non provi? Io? Sì, l'unico umano ad averci mai provato è stato tuo nonno. Perché non provi anche tu? Ci sono in tutto 26 rune. Ogni volta che trovi una runa nuova, riceverai una carta magica. Ci sono 26 carte da collezionare, una per ogni lettera dell'alfabeto. Oh, e che devo fare adesso? Avvicinati alla runa e premi il tasto azione. Se il bagliore diventa più intenso, significa che hai risvegliato la runa. Perfetto, hai risvegliato la runa e sbloccato la prima carta. Puoi visualizzare tutte le carte che hai sbloccato. Ti faccio vedere. Apparirà il menu. Usando i comandi direzionali principali, seleziona Extra. È facile! Quando c'è qualcosa di nuovo, una voce sarà evidenziata. Poi, usando ancora i comandi direzionali principali, seleziona Carte dei Minimei. Ecco fatto! Sei entrato nel menu delle carte. Qui le puoi vedere tutte rimpicciolite. Tutte le carte sbloccate sono evidenziate. Ora ce n'è solo una. Usa i comandi direzionali principali per selezionarla. Quindi premi il tasto di conferma. Ta-da! La carta si gira! Guarda! Il tesoro. In segno di riconoscimento per la sua onestà e nobiltà d'animo, i guerrieri Bogo Matassalai donarono ad Archibald, il nonno di Arthur, una serie di rubini, uno più grande e più perfetto dell'altro. Purtroppo il tesoro andò perduto e nessuno è mai stato capace di ritrovarlo. Arthur è partito in segreto per trovare il nonno, ma non gli dispiacerebbe trovare anche il tesoro che permetterebbe ai nonni di non perdere la casa. Chissà se il tesoro non è andato perduto per sempre. O si tratta soltanto di una leggenda.